Bentornati a Mantova Segreta, una trasmissione che oggi vi porta in trasferta. Siamo a Castelgoffredo, la città del tortello amaro, la città dei calzifici, del distretto tessile, ma oggi andiamo a vedere un museo, il MAST, che è un piccolo gioiello all'interno di una città famosa per le industrie. Eppure Castelgoffredo ha una grandissima storia e oggi l'andiamo a scoprire all'interno del museo e ci aspetta la direttrice per raccontarci quello che contiene questo splendido museo MAST a Castelgoffredo. Buongiorno. Avevamo un appuntamento con la direttrice Barbara D'Attò, ma la trovo oggi? Barbara sta aspettando al piano di sopra. Ah, perfetto, grazie. Andiamo. Siamo saliti al piano nobile di questo museo e qui incontriamo Barbara D'Attò, che è la direttrice, e devo dire che la prima cosa che le chiediamo, come si fa nelle storie che vengono raccontate bene, è quando inizia e perché la storia del MAST qui a Castelgoffredo. Allora, ciao Giacomo, la storia del MAST è contemporaneamente una storia antica e una storia nuova, nella misura in cui è stato aperto al pubblico nell'ottobre del 2017, però questa apertura è stato il coronamento di un percorso che è cominciato una ventina di anni prima, grazie ad un gruppo particolarmente sodale, particolarmente convinto, che è il gruppo San Luca di Castelgoffredo, il quale, trainato da un visionario che è stato Corrado Bocchi, ha avuto l'intuizione, ma oltre l'intuizione diciamo il forte desiderio e volontà di aprire un museo che fosse dedicato alla storia del territorio, che poi alla fine si è concretizzato nell'acronimo che lo definisce, perché MAST significa museo, arte, storia e territorio. Quindi, connotati dalla loro caparbietà, nell'arco di una ventina d'anni, anzi nell'arco di una decina d'anni, quindi perché prima si sono mosse realizzando delle manifestazioni, delle esposizioni estemporanee di alta qualità, quindi sul territorio, nell'arco di una decina d'anni prima dell'apertura hanno partecipato a un bando Cariplo, hanno ricevuto numerose donazioni, hanno collaborato anche con la parrocchia, hanno fatto tantissime attività di fundraising, per cui il gruppo San Luca è diventato proprio un case history, che hanno studiato anche all'interno dell'Università Cattolica di Brescia, e sono riusciti a recuperare più di 1 milione di euro. Questo 1 milione di euro è in prima istanza è stato utilizzato per ristrutturare gli ambienti nei quali attualmente è allestito il Museo di Castelgoffredo, e quindi chi ha avuto questo suo primo step nell'ottobre del 2017, oggi il museo racconta la storia del territorio a partire dall'epoca celtica, quindi a partire dall'epoca etrusca dal VII secolo a.C. fino ad arrivare alla fine del XVI secolo, ma è semplicemente il capitolo numero uno. La cosa interessante di questo museo, in effetti, è che rispetto ad altri musei che sono storicamente legati a un territorio, perché i palazzi antichi magari poi sono passati allo Stato, penso al Palazzo Ducale di Mantova, in questo caso invece è una comunità, è un gruppo, come dicevi tu, che vuole raccontare la storia del suo territorio, e questo gruppo è riuscito in questo caso a realizzare un museo che è aperto a tutti gli effetti e che, come dicevi tu, racconta una storia che parte dagli Etruschi, ma poi prosegue, e io vorrei che tu ci portassi a vedere un pezzo che è un ritorno per Castelgoffredo. A volte i pezzi archeologici soprattutto vengono scavati, vengono portati in musei magari anche lontani dal punto di vista territoriale, e invece qualcosa è tornato a Castelgoffredo. Ce lo fai vedere, Barbara? Certo, molto volentieri.
Questa è una stele funeraria, giusto Barbara? Questa è una vecchia signora di 2000 anni che siamo riusciti a restituire alla comunità perché negli ultimi 150 anni si trovava in deposito presso i Civici Musei di Brescia, che temporaneamente l'ha lasciata al Museo Masti in deposito. E è stata una riacquisizione particolarmente importante perché alla metà dell'Ottocento questa stele era stata ritrovata a casa al Poglio. E quindi è ritornata a casa, diciamo, dopo un bel po' di tempo che era via dal suo territorio di appartenenza, ed è una stele particolarmente interessante perché, fra le altre cose, fa riferimento anche alla gens Magia, alla quale apparteneva la mamma di Virgilio. Quindi tra la mamma di Virgilio e la stele c'è un gap temporale di circa un secolo e mezzo, però in realtà questo per noi è un veicolo particolarmente interessante per raccontare come si svolgeva la vita quotidiana e la vita domestica in questo periodo a Castel Goffredo. Abbiamo interpellato uno studioso di epigrafia che è il professor Gregori dell'Università La Sapienza di Milano, per cui La Sapienza di Roma, scusate, e è emerso in base alla sua indicazione e interpretazione che l'iscrizione si possa leggere nel modo seguente, cioè da vivo fece, sottinteso, Publio Magio diventa quindi il soggetto, figlio di Marco, con figlio sottinteso appartenente alla tribù degli Aniensi, per sé e per Assilia Sabina, che era la moglie, figlia di Marco, e per Satria Terza, anche lei figlia di Marco, quindi una parente femminile sempre di Publio Magio, e per Cassia Seconda, che era la madre, questa volta figlia di Publio. Per cui una stele sepolcrale che Publio Magio fece costruire, quindi per le donne della propria famiglia, dove qui vediamo la cosiddetta dextrarum junctio, quindi la congiunzione delle destre che i romani si scambiavano in occasione del matrimonio, e l'ipotesi è che questo Publio Magio, appartenente alla tribù cremonese degli Aniensi, si fosse trasferito a Castel Goffredo, dove era diventato una sorta di proprietario terriere, o sicuramente di un certo livello, quindi visto che era stato in grado di commissionare una stele di questo tipo, e all'attività di carattere agraria fanno riferimento i bei bassorilievi, quindi, che troviamo in corrispondenza della parte inferiore, per cui riconosciamo un gallo, quindi con la coda, poi probabilmente degli ovini, e poi qui sotto sono stati identificati due bovini, quindi che si abbeverano ad una fontana, quindi già con una restituzione particolarmente importante. E prima di proseguire, poi abbiamo anche questo inserto multimediale all'interno del museo, dove abbiamo la mamma di Virgilio, una ipotetica mamma di Virgilio che racconta parte del territorio. Assolutamente sì, perché siamo partiti dal presupposto, quando abbiamo allestito questo museo, che non necessariamente i musei debbano raccontare o conservare al loro interno dei capolavori, ma i musei devono essere soprattutto veicoli di storie, e quindi questo è stato il nostro fil rouge. Salve. Io sono Magia Polla, mamma di Publio Virgilio Marone, il famoso poeta caro ad Augusto. Ricordo che prima di metterlo al mondo, sognai di salire su una pianta di alloro. Un ramo si piegò, toccando terra, e subito germogliò, crescendo e divenendo davanti ai miei occhi un albero maturo, adorno di splendidi fiori. Fu così che capii che mio figlio avrebbe avuto in dote una sorte speciale. Io sono figlia di un mercante. Mio marito invece è un piccolo proprietario agricolo e abbiamo altri due figli, Silone e Flacco. Siamo proprietari di un bel podere e i guadagni ottenuti dal duro lavoro nei campi e dall'allevamento delle api ci hanno permesso di mandare a studiare Virgilio lontano da casa, a Cremona, Milano, Roma e anche a Napoli.
Lo studio dell'eloquenza avrebbe dovuto fare di lui un avvocato, ma il suo carattere, schivo e riservato, gli ha impedito di diventare un buon oratore. Così ha deciso di trasferirsi a Napoli per studiare filosofia. La distanza non ha però cancellato in lui l'affetto per questo triangolo di terra tra il Garda ed il Po, costellato da fonti, solcato da corsi d'acqua e immerso nel silenzio, interrotto soltanto dal cinguettio degli uccelli e dal ronzio delle api. Qui abbiamo fatto un salto nel tempo in avanti, siamo alla Castel Goffredo che vede arrivare il ramo cadetto dei Gonzaga dopo la morte di Ludovico II Gonzaga nel 1478, c'è la famosa storia del testamento che non si trova, la Barbara di Brandeburgo, la moglie di Ludovico, dice che è nato combusto e quindi bruciato, ma lei sa benissimo quello che avrebbe fatto il marito, quindi per evitare guai tra i figli divide il marchesato tra i vari figli. A Castel Goffredo arriva un ramo cadetto che quindi insieme poi a Castiglione lavorerà molto su queste zone, creerà una piccola capitale all'interno appunto della città, e qua abbiamo questo splendido stemma gonzaghesco con le quattro aquile, i due leoni e le strisce oro e nere dei Gonzaga. Ma a Castel Goffredo, Barbara, c'era anche la presenza di una piccola comunità molto interessante, la comunità ebraica. Cosa ci puoi dire? Dove era la comunità e che cosa c'è di interessante? Vieni con me, Giacomo, che ti faccio vedere. Allora, questo è un frammento di una mappa catastale della metà dell'Ottocento, giusto per avere due riferimenti. Questa è la piazza di Castel Goffredo, questa è la prepositurale di Sant'Erasmo e noi siamo in quella che una volta era la contrada parrocchiale. Questo è Palazzo Gonzaga Cerbi, questo è l'antico Castelvecchio ed esattamente dalla parte opposta, quindi vicino, adiacente a questa sporgenza che corrisponde al torrazzo, che era l'edificio all'interno del quale il marchese Aloisio Gonzaga aveva dato la possibilità agli ebrei di aprire una banca, in questa zona quindi si insediano gli ebrei. Si insediano qui perché ovviamente per loro i riti di abluzione erano particolarmente importanti, per cui erano i primi a poter usufruire dell'acqua pura, quindi che arrivava direttamente dal Tartarello. Qui c'era un portone, purtroppo di questa diciamo storia non è rimasto nulla di tangibile, ma gli ebrei sono rimasti a Castel Goffredo per 300 anni, quindi dalla metà del 400 fino poi alla metà del 700, poi le condizioni sono cambiate. Probabilmente qui era la sede della loro sinagoga, quindi qui avveniva la cosiddetta festa della Hanukkah e, come molto spesso accade, ci viene in aiuto la toponomastica, perché io sono bresciana e Hanukkah non la so interpretare e dire diciamo con la dizione corretta, però probabilmente neanche all'epoca, per cui è probabile che il passaggio terminologico che c'è stato sia stato quello da Hanukkah a Canù e da Canù a Cannone, che era effettivamente poi lo spazio su cui si affacciava il sagrato della sinagoga. Quindi qui per tre secoli i rapporti quindi tra la comunità locale e la comunità ebraica non sempre sono stati lisci, però grazie al finanziamento degli ebrei è stato possibile costruire diciamo le emergenze architettoniche più interessanti che sono ancora presenti sul territorio. E adesso andiamo invece in un'altra sala perché vediamo dall'alto Castel Goffredo e parliamo di altri testimonial della città. E qui, Barbara, stiamo camminando sulla Castel Goffredo antica con questa cinta di mura che avete appunto segnalato. Dicevamo che lì c'è la piazza principale, tu sei in piedi sul museo, appunto il museo, sul tetto del museo Mast, e qui era il torrazzo, la banca degli ebrei e questa contrada appunto del cannone. Per raccontare però una corte davvero importante per la storia in effetti di Castel Goffredo, ma anche per la storia della famiglia Gonzaga, voi qui avete interpellato due testimonial, chi sono? Allora, i nostri due testimonial sono Stendhal, in questo quadro parlante. Mi chiamo Marie-Henri Bayle,
ma tutti mi conoscono come Stendhal. Sono uno dei più importanti scrittori francesi di tutti i tempi. Ma credo che molti di voi abbiano sentito parlare di me per la sindrome che porta il mio nome, una sorta di malessere che mi colse nel 1817 nella chiesa di Santa Croce a Firenze, dove le opere d'arte sono così belle che per la troppa emozione il cuore iniziò a battermi forte in petto e mi sentì male. Molte persone hanno la mia stessa reazione di fronte a un eccesso di bellezza. L'Italia, che paese interessante e affascinante. Il Rinascimento italiano. E Matteo Bandello. Matteo Bandello invece è presente dagli scritti contemplati e inseriti all'interno di questo volume, che è uno dei volumi che costituiscono l'Editio Princeps delle novelle del Bandello. Lui è stato uno dei novellieri più celebri del Rinascimento italiano e più volte fu ospite del nostro Marchese Aloisio nel palazzo che tuttora quindi si affaccia sulla piazza principale di Castel Goffredo. E quindi questo libro, che è datato nel 1554, è aperto proprio sulla pagina in cui si legge uno stralcio di dialogo tra Aloisio e Bandello, e Bandello riporta quella notte che a Castel Goffredo tutta intera stemmo a ragionare diversi e di cose della lingua volgare. A questo punto, che cosa c'entra Stendhal? Stendhal diventa il veicolo per raccontare questa storia, perché non tutti conoscono la figura di Matteo Bandello, mentre è molto più celebre e rinomata la figura di Stendhal. Quindi Stendhal, autore di numerosi romanzi ma anche un bulimico della scrittura, in una lettera scrive che se qualcuno avesse veramente voluto conoscere bene la storia delle corti rinascimentali non si sarebbe potuto allontanare dalla lettura del Bandello, e quindi noi abbiamo utilizzato la sua voce per fare conoscere quest'altro piccolo tesoro conservato all'interno del museo. Tra l'altro, una cosa interessante di Matteo Bandello è che queste novelle, ce n'è una che è la storia di due infelicissimi amanti, che per taluni può essere, no, la base del Romeo e Giulietta di Shakespeare, che ci dice che alla fine molto spesso in letteratura si copia, ma la cosa migliore da fare è appunto copiare e migliorare quello che hai tra le mani. Noi adesso proseguiamo per vedere un altro spazio del museo. Andiamo. Siamo arrivati alla fine della puntata e ti chiedo, Barbara, perché questa sala comunque è importante per voi qui al Museo Mast? Perché riassume il significato più profondo di questo museo. Il percorso termina per il momento alla fine del Cinquecento, in realtà questo era l'inizio, cioè il museo è nato dal salvare le opere, per cui mecenati, persone che hanno creduto fondamentalmente in questo progetto sono state coinvolte dal gruppo San Luca nella proposizione di restauri, quindi di determinate opere che senza questo tipo di intervento non sarebbero stati in grado di raccontare la loro storia. Per cui siamo alla fine, ma in realtà siamo all'inizio di questa bellissima esperienza. E devo dire che io intanto ti ringrazio, ringrazio il gruppo San Luca naturalmente per l'ospitalità, ma secondo me ci vediamo in una prossima puntata. E io vi aspetto a braccia aperte. Grazie. Siamo alla fine di questa puntata che ci ha portato all'interno del Museo Mast a Castel Goffredo. Un viaggio nel tempo dai Celti alla Castel Goffredo dei Gonzaga. Devo dire che è incredibile pensare che un territorio come quello di Mantova abbia così tanti tesori da raccontare. Ebbene, noi continueremo a raccontarveli e quindi vi ringraziamo di averci seguito fin qui. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata dicendovi, come al solito, buona passeggiata.